Civis pacem, para pacem, se vuoi la pace, prepara la pace, non la guerra come nel famigerato brocardo latino. E questa è l'essenza del giornalismo di pace attraverso parole diverse, meditate. Il giornalismo può creare un mondo nuovo, evitare i conflitti, raccontare la verità. È il sogno nato alla fine degli anni 50 del secolo scorso a Oslo, per intuizione dello scienziato norvegese Johan Galtung. Abbiamo in generale un giornalismo molto negativo, con molta violenza e soprattutto guerra. Allora, giornalismo di pace, c'è anche soluzione dei conflitti e naturalmente relazione buona. Il giornalismo di pace è stato al centro del messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2018, come antidoto alla cattiva informazione, alle fake news tanto di moda. Io credo che per il Papa questo è molto importante. Io credo che non si tratta di un giornalismo per la pace, ma della pace. Perché per la pace suona un pochino come propaganda, ma della pace, cioè cercare tutte le cose positive e non solamente le cose negative. Galtung lo ha ripetuto in Vaticano alla conferenza internazionale promossa dal Dicastero della Comunicazione guidato da Paolo Ruffini. Il giornalismo di pace è qualcosa che sfida i giornalisti a recuperare il senso vero del loro lavoro, che è il racconto della verità, il racconto della realtà approssimandosi il più possibile alla verità. Il male consiste in cosa? Nella divisione. Il giornalismo di pace può costruire l'unione, il dialogo, la comprensione della realtà.